buonasera e buon anno a voi tutti, italiane e italiani di ogni generazione. È veramente difficile per me fare il punto della situazione in uno degli anni più drammatici e difficili della nostra storia contemporanea. Io personalmente sento l'obbligo e la responsabilità civile di assumermi l'impegno di segnare la strada. E tanti mi hanno chiesto: maestro, maestro, illumina il nostro cammino e dici cosa fare e in che modo migliorare le nostre esistenze. Altri invece mi hanno chiesto di tacere. Viviamo in uno dei peggiori periodi della storia contemporanea. In poche parole, cari italiani e cari concittadini, si è scassato un orologio, si è rotto il meccanismo. Minori è ormai il centro di riferimento turistico dell'intera costa amalfitana. Noi siamo non solo la città del gusto, ma anche la città dei cani e anche la città del pallone. Laddove la strada era buia, oggi si è accesa la luce. Anche se manca ancora il gas, cari fratelli e sorelle, ma la speranza è l'ultima a morire. Italiani, io auguro di gran cuore a voi e alla patria che l'anno nuovo accresca il nostro benessere, consolidi la nostra libertà e soddisfi sempre più la nostra sete di uguaglianza. Grazie dell'attenzione e buon anno a tutti voi dal maestro Nico D'Aglia. Non lo facciamo più, perché in Italia funziona più niente, ma c'è in venda tutto, hai capito? Tutte le impressioni che funziona chissà, che funziona niente, sai che cazzo funziona in Italia, poi qua. Quest'anno è stata un'anno disgraziata. Speriamo che il prossimo anno sia più aggarbata. Buon 2022 dal maestro Nico D'Aglia. Auguri, auguri, auguri.